Bentornati sul canale, oggi parliamo dei miei preferiti del mese di maggio. Siamo arrivati a giugno, incredibile, però prima di passare a tutta quella roba lì, vi voglio ricordare che in collaborazione con Daniel Wellington mi hanno dato la possibilità di fornirvi un codice sconto per la loro ultima creazione, ovvero i Classic Ring. Vi faccio vedere adesso nel close up, vi lascio tutte le informazioni comunque nell'info box e col codice sconto appunto non solo F19 potete acquistarli al 15%. Mi scrivo anche le misure che ho preso io, ne ho presi due. E anelli a posto, adesso passiamo ai miei preferiti beauty. Sono molto contenta questo mese perché ho delle chicche veramente, veramente carine. Ho fatto delle scoperte che mi sono piaciute molto. Non so sinceramente da cosa iniziare, ma iniziamo dai capelli. La prima cosa di cui vi parlo, ma molti di voi lo conosceranno già, non è un attrezzo strano, non fate pensieri strani, è il ferro con le bolle. La riccia capelli, quindi il ferro per fare i boccoli. Io vi avevo fatto già un video dove vi avevo fatto vedere come creo i boccoli con questo tipo di ferro, poi vi ho fatto vedere anche un altro ferro, ma ultimamente mi sono reinnamorata di questo perché c'è niente da fare, è facilissimo, è velocissimo, mi piace. Sono due generi di boccoli diversi, di onde diverse, e in questo periodo mi sono proprio reinnamorata, a parte oggi che vabbè non avevo voglia, quindi li ho lasciati lisci. Vi lascio il video nelle schede, ma per rispondere una volta per tutte alle domande, dove l'hai comprato, Fede? Da Lidl. Siccome l'ho comprato l'anno scorso o due anni fa, in questo periodo, secondo me dovresti andare a vedere in questo periodo, perché la linea, la marca è Silvercrest, che è appunto la marca di elettrodomestici, insomma di case elettroniche che rivende Lidl. Secondo me in questo periodo avete più chance di trovarlo. Sempre per rimanere in tema capelli, ho scoperto dei prodotti nuovi molto molto buoni. Senza star qua a fare il solito pippone un'altra volta, io che tipo di pelle dico, io che ho la dermatite, non ho la dermatite, come convivi e ci sbatto, bam, ok, assodato. Vi faccio vedere i prodotti che ho acquistato recentemente. Ho già fatto 3 lavaggi perché avevo finito tutti i miei prodotti e volevo qualcosa di diverso, volevo provare qualcosa di nuovo che avesse però nella linea uno scrub, uno scrub appunto per la cute. E avevo letto molte, ho fatto tutte le mie indagini su Google, mi sono documentata, avevo letto tantissime recensioni positive di questo scrub. Questo è di Natura Siberica e lo scrub per tutti i tipi di capelli all'olivello spinoso. Sono andata su Google a controllare perché non volevo dirvi una cavolata. Comunque ne avevo sentito parlare molto bene. Sono andata su Amazon e ho visto che lo rivendevano, quindi ho comprato tutto su Amazon. E ho preso quindi lo scrub che è appunto un classico tubo, purtroppo non ha l'applicatore, il dosatore, quello sottile, quindi lo dovete prendere e farvi lo scrub, insomma lo mettete sulle mani e andate. E sempre per rimanere in tema ho preso anche lo shampoo e la maschera, sempre di questa linea all'olivello spinoso. Sapete che vi dico? Mi sto trovando veramente bene. Veramente, veramente bene. Non faccio sempre lo scrub perché lo faccio una volta ogni 10 giorni, ma in realtà lo faccio proprio quando vedo tantissima pelle squamata, quindi proprio quando voglio un'azione, cioè devo andare a ripulire la cute, quindi quando sono costretta a fare lo faccio. E quindi sì, in media una volta ogni 10 giorni, ma è più al bisogno, dai. Invece shampoo e maschera ad ogni lavaggio. Ragazze, sono prodotti buonissimi. Tra l'altro questa linea che ho preso io è quella per i capelli danneggiati, perché comunque ho io i capelli colorati ma le punte secche, cioè soffrono ancora da precedenti trattamenti, decolorazioni eccetera, e mi sta piacendo tutto. Non metto più oli, non metto più niente, perché la maschera mi aiuta tantissimo a ad ammorbidire, a districare bene i capelli. Dove li ho presi? Trovate tutto su Amazon. Comunque era una linea che avevo in mente, Natura Siberica, di provare già da un po',
e le recensioni sono confermate. Parliamo adesso di skincare. Finalmente siamo a giugno e pare essere arrivata l'estate, ma tutto maggio sembrava appunto ottobre. Adesso forse col fatto che fa caldo, c'è il sole, ci torna alla mente di utilizzare una protezione molto più alta per il viso. Io quindi cosa sto facendo? Continuo già da marzo a mettere il mio filtro da città, mi trucco tranquillamente e poi in borsa tengo questa. Questa è lo spray, l'Invisible Fresh Mist, spray fresco invisibile di La Roche-Posay SPF 50, anti-lucidità. Allora, l'anno scorso io avevo usato quello di Garnier e mi ero trovata molto bene. Quest'anno ho voluto provare questa di La Roche-Posay perché ero incuriosita anche dalla crema viso, che poi vabbè non ho preso perché comunque stavo utilizzando altre cose. E io questo me lo vaporizzo. Lo metto in borsa perché tra l'altro è una bomboletta facilissima da portare in giro. Lo vaporizzo sul viso al bisogno e se magari sono un po' più scollata oppure ho le magliette a maniche corte, non so, devo guidare, che poi mi si fa sempre il segno, lo vaporizzo anche sulle braccia. E devo dire che mi piace. La trovo veramente fresca, non pesante. Io poi non è che mi ci faccio 50 passate, cioè la vaporizzo, quello che devo vaporizzare, via, quindi resta comunque molto leggera. Non ho notato quello che notano alcuni, ovvero l'effetto occlusivo, quindi la comparsa di brufoletti eccetera. Sinceramente io non l'ho notato, però so che alcuni di voi hanno, o comunque ho sentito in giro che alcuni hanno questo scotto da pagare. Per me è assolutamente promossa. Skincare ancora, e qua io sono, non so, ho passato un mese ad utilizzare questi prodotti veramente felice. Volevo provare da tantissimo Cora Organics. Cora Organics è un'azienda che non è giovane, perché comunque è stata lanciata una cosa come 8 anni fa. Il CEO dell'azienda è Miranda Kerr e utilizza tutti prodotti naturali, sono tutti prodotti organici, quindi non abbiamo niente di tra virgolette cattivo. Cosa volevo provare io? Un po' tutto, però era difficile da reperire in Italia. Finalmente l'hanno messa su Douglas.it, quindi sul sito online, e in alcuni Douglas si trova. Però vi dico la verità, io a Roma non l'avevo mai vista, non l'avevo trovata, nonostante fossi entrata in vari Douglas a chiedere se avevano i prodotti proprio Cora da vedere, da acquistare, volevo vederli. Poi, quando sono stata a Verona il mese scorso, in via Cappello, quindi nel Douglas, quello più grande che c'è in via Cappello, l'altro in centro in via Mazzini, in via Cappello ce li hanno proprio tutto quello che si trova anche sul sito. No, non tutto, perché alcune referenze tipo non ce li avevano, però comunque la maggior parte dei prodotti li hanno, quindi io li ho comprati lì. Ho comprato il kit per la pelle mista, il Daily Ritual Quotidiano, quindi il rituale quotidiano per la pelle mista, composto da aspettate, li prendo, tanto abbiamo visto, è quello giallo, poi c'è quello per la pelle secca, c'è quello per la pelle più sensibile, insomma ci sono, credo, 3 colori. Composto da Cora, fa una skincare molto semplice, non ha tantissimi prodotti, è una skincare basata su pochi passaggi e molto molto semplice appunto. Abbiamo il detergente, che è finito, però vi ho tenuto tutto per farvelo vedere. Come tonico propongono lo spray, la Broom per il viso, e questa che ho io è l'Energizing, perché è quella agli agrumi, che ha un potere un po' più rinfrescante per una pelle grassa, un po' più restringipore, insomma tutte quelle cose lì. E poi abbiamo la crema viso. La crema viso è la purificante. Allora, io ho finito tutto questo, cioè non c'è più niente, e mi manca da finire la crema viso. Pelle stupenda, ho veramente utilizzato solo questi prodotti e mi sono trovata molto molto bene. Lo ricompro in full size, nonostante io odi gli agrumi e i profumi agrumati, però non mi ha dato assolutamente fastidio, sono assolutamente promossi.
nel senso che non è la mia crema preferita, fa un po' scia bianca, non è tra le mie creme preferite, però l'abbinata di tutti questi prodotti mi è piaciuta tantissimo, davvero. Io ho notato proprio un miglioramento della pelle, cioè io faccio una skincare costante, quindi quando vedo veramente qualcosa di diverso rimango scioccata anch'io. Però mi sono piaciuti tanto. Non me ne parlo più nello specifico, cioè non vi dico che cosa c'è dentro, perché ho intenzione di fare 7 giorni di skincare routine qua su YouTube, quindi ogni giorno un argomento diverso dove vi faccio vedere tutti i prodotti che sto utilizzando. Per 7 giorni facciamo questa challenge, mi piace. Quindi adesso poi vi avviserò su Instagram, quindi vi avviserò su Instagram quando verrà questa settimana, comunque credo a breve. L'altro prodotto di Core Organics che amo, e praticamente io non ho usato più nessuna maschera se non questa, è la maschera alla curcuma. Questa è una Brightening and Exfoliating Mask, quindi è una maschera illuminante ed esfoliante 2 in 1. Voi, a viso umido, prendete questa maschera, che ha un buonissimo profumo, poi ve la faccio vedere da vicino, e la applicate sul viso umido con movimenti circolari. Quindi andate lì a massaggiare con movimenti circolari la maschera, ovviamente no zona del contorno occhi. Poi cosa faccio io? Ne metto un altro po' e faccio uno strato e la lascio, si può tenere dai 5 ai 15 minuti, io di solito la tengo una cosa come 10 minuti, dopodiché prendo il mio pannetto e la vado a rimuovere. Azione illuminante, esfoliante, perché veramente io ho fatto solo questa perché la faccio una volta a settimana e mi esfolia e mi illumina. Buonissima, questa ha un costo più elevato rispetto al kit, perché il kit siamo sui 30 qualcosa, qui siamo sui 40 se non sbaglio, se non forse di più, però ragazze vale assolutamente la pena, è una maschera bellissima. Io sono felice di aver provato Cora perché la volevo provare già da un po' e mi sono trovata veramente bene. Passiamo al make up. Iniziamo subito con le combo labbra più utilizzate di questo mese. La prima è il prodotto che ho sulle labbra oggi ed è un prodotto di Astra, si chiama Jumbo Lipstick, quindi un matitone labbra full color. La colorazione è la 34 e sono praticamente i classici matitoni da temperare che poi voi andate ad applicare su tutte le labbra e voilà. Io sotto avevo il burro cacao, quindi se lo vedete un po' più lucido è perché avevo ancora il burro cacao sotto che l'ha reso un po' più lucidino, se no di suo è un colore opaco. L'altra combo invece che ho fatto tantissimo e vi ho fatto anche già vedere su Instagram è questa combo qui, più sul rosa. Abbiamo la matita 47 di Astra, che sapete io adoro come prodotto, e il Wunder Kiss di Wunder Chew, che è un gloss rimpolpante. Questo forse ha la colorazione è la rosa. Questo è proprio un classico gloss che io ho comprato su Amazon, però insomma hanno anche un sito che rivende. E il classico gloss rimpolpante, perché pizzica, una cosa sopportabile, ma fra tutti i gloss rimpolpanti che io ho provato, credetemi, ne ho provati tanti, perché io vorrò per sempre le labbra turgide, questo è quello che fa più effetto. Cioè, fra tutti è quello che fa veramente notare la differenza. E siamo sui 25 euro, quindi siamo anche di meno rispetto ad altri. Che... altro prodotto di cui vi parlo è il mascara, che avevo fatto vedere in una review low cost, ma non ve ne avevo parlato bene. Poi nel frattempo io sono andata avanti ad utilizzarlo e quindi ve lo faccio vedere perché confermo le prime impressioni. È un mascara che mi piace molto, è un mascara di Essence, quindi siamo su una fascia prezzo low cost, perché siamo sui 3,50 euro o più o meno, ed è nuovo perché non l'avevo ancora visto, l'ho visto proprio recentemente. Si chiama Lush Princess Sculpted Volume Mascara, quindi mascara volumizzante, spazzola come piace a me, piccola, con le setole corte, leggermente incurvata, quindi va a dare un po' di curva alle ciglia. È una mascara che mi regge tutto il giorno, non si sgretola, non mi stampa, non perde botta per tutte le ore che lo indossate e si strucca tranquillamente
anche solo con l'acqua micellare. Ma si strucca veramente senza troppe preghiere, dai, struccati, no, cioè voi appoggiate, si strucca, via, ma rimane perfetto tutto il giorno. Essence comunque per i mascara, secondo me, tra i brand low cost, si conferma sempre come la regina indiscussa dei mascara. Ultima cosa che vi faccio vedere è qui, so che sarete tutte molto molto felici perché abbiamo il dupe. Abbiamo un dupe di una cosa che ci piace tantissimo e sto parlando di un blush di Wet n Wild nella colorazione Mellow Wine, numero E3282, questo qui. Allora, voi visto così, magari non ci fate caso, però è l'esatta versione opaca di un blush che non dovrei neanche nominare perché in coro lo state dicendo, sono sicura, che uso sempre, da sempre, ed è Lovejoy di MAC. Allora, se io ve li faccio vedere così, magari dite, beh, non è proprio uguale. Però immaginate di togliere tutte le particelle luminose a Lovejoy, quindi di togliere tutto questo dorato che si vede nella cialda, avete questo colore, ed è quello che indosso oggi. La versione opaca di Lovejoy. Non mi sembra vero. Lo sto usando tantissimo, perché lo sto usando più di Lovejoy ultimamente, perché mi piace proprio l'effetto opaco. Poi se voglio un po' di luminosità vado su con un illuminante ed è fatto. Mi piace perché io non amo, perché uso sempre i Mineralize Blush di MAC, perché per me sono fra i blush più a lunga durata che ho provato. Io ho delle guance che mangiano qualsiasi blush, proprio assorbono, si nutrono di blush sulle gote, quindi non mi durano quasi tutti, se non i Mineralize. Questo come durata non ha niente, niente a che invidiare, da invidiare a questo di MAC, e mi piace moltissimo, quindi sono molto molto contenta di averlo preso. Bene ragazze, anche per questo mese abbiamo finito con i preferiti, vi lascio tutte le informazioni nell'info box di dov'è il vestito, che rossetto ho sulle labbra, i prodotti che ho citato, andate, apritelo perché mi ci impegno, e vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.